Bella ragazzi, come sempre Zam che vi parla. Oggi sono qui con un nuovo commentary, come potete vedere, di nuovo una partita di Call of Duty 4, perché cioè questo gioco, diciamocelo, è poesia, è meraviglia, è... non lo so, non bastano gli aggettivi per qualificare questo gioco che davvero per me è stato l'ultimo baluardo della Infinity Ward. Sì, anche MW2, però diciamo che è stato veramente il canto del cigno di quella casa, di quella software house, perché, cioè, diciamo, cioè MW2 aveva i suoi problemi ed MW3 non lo diciamo nemmeno. Vabbè, comunque vi introduco rapidamente la partita in modo poi da potervi esporre l'argomento di cui voglio trattare oggi. Perciò, come potete vedere, si tratta di una partita di dominio in spedizione e sto utilizzando il cecchino M43 con l'ACOG. E se vi state chiedendo, ma è pazzo, usa l'M40 in spedizione? O se non ve lo state chiedendo, ve lo dico io, sono pazzo, perché non molti utilizzano il cecchino in spedizione, soprattutto quando c'è tanta gente con le armi, perché davvero è quasi un suicidio e non si riesce a fare nulla perché vi massacrano. Comunque, carico questa partita perché? Perché il risultato non è bellissimo, mi sembra sia 89 uccisioni, 27 morti, quindi diciamo quasi 90 uccisioni con il cecchino. E però, ecco, il ratio sarebbe di 3 per... di 3, quindi nemmeno di tanto, però vabbè, visto che stavo usando il cecchino e considerata la mappa, ho deciso di tenerlo. Quindi ora passiamo all'argomento principale di questo video, che devo essere sincero, non sapevo di cosa parlare. Poi mi sono ricordato che ho una pagina Facebook e ci siete voi lì, quindi sono andato lì e vi ho chiesto di cosa cavolo parlo nel prossimo commentary. E quindi sono andato, ho visto che è stato top rateato un messaggio che diceva parla di come hai iniziato ad usare il cecchino e perché hai iniziato ad usarlo. Allora, devo essere sincero, non me lo ricordo, cioè sì, me lo ricordo, però non ne sono sicuro. Mi sembra che abbia iniziato, aspettate, innanzitutto ho iniziato su, io cioè COD lo sapete, ho iniziato a giocarci su PC, mi sembra di avervelo detto già diverse volte, e su PC niente, stavo guardando le classi predefinite, all'inizio ho provato il cecchino e era una bestia col mouse ai tempi, ho visto che si poteva, beh, ancora non sapevo dell'esistenza dei quick e quindi niente. Giocavo così col cecchino, vedevo, mi piaceva, sbloccavo l'ACOG e già iniziavo un po' a quickeggiare. Poi però sono entrato su YouTube perché io mi sono registrato, mi sembra un anno fa, però ero su YouTube già da un po' di tempo prima e seguivo utenti inglesi come Toy Soldier, Blackouts e stronzoni del genere, le belle grandi bestie, Rips pure, vabbè, ma Rips è arrivata un pelino dopo, comunque. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, ho imparato da loro, diciamo, a fare quick, poi guardando quelli degli youtuber italiani come Ron, poi chi è che c'è? Strateci, strategico, vabbè, strategico imparava a fare le nucleari e ora purtroppo non sa più cosa fare, poveraccio, è... Boh, non lo so cosa gli sta succedendo, comunque ultimamente mette quasi solo vlog, che sì, sono divertenti, però diciamo che, ad essere sinceri, non è più lo strategico che seguivo una volta, secondo me. Scusate, comunque ognuno ha i suoi impegni, quindi è anche giusto che se non ha più voglia, ecco, il canale il suo, alla fine decide lui cosa caricare. E quindi ecco, il cecchino l'ho iniziato ad usare innanzitutto perché mi piaceva e poi ho scoperto come fare quick appunto per questa cosa. E più tardi ancora, quando poi ho deciso di prendere il PVR, ormai ero già un po', non diciamo esperto, però sapevo come funzionavano triple feed, quad feed, five man feed, triple. Mentre prima, ecco, giocavo col cecchino, sì, facevo quick singoli e non sono più disponibili, ma ci sono ancora, non li ho eliminati, dei montaggi, se si può chiamarli montaggi, che avevo registrato, mi sembra, in circa mezz'ora con la vecchia telecamera, quella con cui facevo i primi video, che a proposito non vo volevo di... ma me tocca perché ormai ho fatto la cazzata. E io i miei primi due video in assoluti li avevo sempre tenuti non elencati da un po' di tempo a questa parte perché davvero sono orripilanti. Ma ieri sera stavo smanettando nelle impostazioni e senza farlo apposta ho cliccato su renderli pubblici e
in meno di un attimo sono andati tutti lì, poi vabbè sono arrivati Marza e Fazza a fare i burloni e a prendere in giro, perché ovviamente noi ci pigliamo sempre per il culo quando succedono queste cose, vabbè, perché sono orripilanti quei commenti, davvero, già qualcuno mi ha commentato, ma eri depre sei depresso? Cos'è questa voce? Insomma, che ti è successo? Magari non ha guardato la data di pubblicazione, che è un anno fa, stavo pure registrando col microfono marcio del fisio, che è per quello che non uso. Comunque se volete andatevi a vedere, sono i primi due del canale, ormai li trovate. Comunque, tornando al discorso di prima, stavo dicendo, ho dei montaggi che avevo registrato in tipo mezz'ora, sempre con la telecamera, la fotocamera, che sono orripilanti, cioè avevo registrato, ma avrei potuto anche fare di meglio, tipo metterci triple, finché già a quell'epoca erano tanto, sì, ma il problema era che questa macchinetta che ho anche adesso, se ci fate un video si scarica dopo mezz'ora, appunto, e quindi cosa ho fatto io da idiota che non ero alto, che non ero altro, ho registrato le mie partite col cecchino e ho preso i singoli quick. Ho preso i singoli quick e li ho messi uno vicino all'altro a mo' di montaggio. Quindi non lo so, ragazzi. Se no, non li renderò pubblici. Scordatevelo se vi sta frullando nella testa o se l'avete già scritto nei commenti. Posso anche prendere 1000 mi piace su questo video, ma non li pubblicherò. Anche perché questo video non raggiungerà mai 1000 mi piace. O se li dovesse arrivare, no, 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 non faccio promesse, non dico niente. Io non li rendo pubblici perché davvero sono scemi. Cioè, se guardate. A parte la qualità che fa schifo, poi canzoni con super. Non ce l'ho più poi, forse. Non ce l'ho più. No, non ce li ho più perché. Niente, quindi tutto inutile. Li ho dovuti cancellare, mi sembra, quando ho preso la partner. Perché, ovviamente, da geniaccio che sono, li avevo messi col. Cioè, ci avevo messo della musica copyrightata. E quindi sono stati tutti da buttare. E niente, questo era il principale argomento, ma sono passati 7 minuti e già l'abbiamo esaurito, quindi di cosa posso parlarvi? Ah sì, un altro mi aveva chiesto perché non faccio altri video di Battlefield. Potrei farli tranquillamente, solo che sono quasi sempre su FIFA. Poi ora mi sono scaricato anche San Andreas, ho cominciato a giocarci, cioè quando ci ho ripreso, ho fatto le prime missioni, mi stavano venendo giù le lacrime, perché davvero a quel gioco ci ho giocato tipo un anno e mezzo quando avevo. Boh, non mi ricordo. Comunque ero piccolo, su PS2, poi me l'ho scaricato su PC. Insomma, io di quel gioco non per vantarmi, ma sono un discreto esperto. So a memoria tutte le strade, tutte le cose. Troppo epico San Andreas. Cioè, chiunque ci abbia giocato non mi può non dire che San Andreas è un gioco favoloso, cioè fenomenale. Adesso ci ho ripreso a giocare, ragazzi, proprio non mi sto staccando più. Carl Johnson, CJ, cioè, io ho imparato l'inglese, poi tra parentesi, l'inglese che so che ho tipo 8 in orale, dopo in grammatica faccio cagare perché non la studio mai, però in inglese orale ho 8 con la mia prof che è strettissima e ecco, lo so parlare discretamente, quindi se questo è successo è in gran parte grazie ai giochi come GTA, che sono tutti in inglese, poi hanno i sottotitoli in italiano, diciamo che ho imparato tutto da quelli. Poi vabbè, c'è stato GTA sempre Vice City, poi c'era Red Dead Redemption, uno degli ultimi, comunque tutti questi della Rockstar principalmente. Poi avevo anche altri giochi completamente in inglese, avevo tipo 10 anni e cercavo di capirci qualcosa anche con l'aiuto di mio padre, che sicuramente in questo ha aiutato. E poi di che altro parlare? Allora sì, dovrebbero mancare poco ormai. Dovrebbe mancare. Oggi sono fumato, vabbè. Dovrebbe mancare poco al 100° video che ho già fatto. E come vi avevo promesso, è stato un tour della mia soffitta e del mio garage. Cioè, sono immersi nell'oscurità. Quindi probabilmente lo chiamerò 100° video, nascosti nell'ombra. Oppure celati dall'oscurità, non lo so, suggeritemi un titolo. Comunque un buio della Madonna, pesto proprio, non si vede nulla. E se alzavo la sensibilità veniva un disastro dopo, quando c'erano le scene di luce. E rifarli è inutile che li rifaccio, perché tanto non è che posso creare luce artificiale, non posso mettere nuove lampadine. E potevo portarmi una torcia, quello sì, ma non mi chiedete di riandare su adesso perché è un disastro, lo vedrete dopo. E secondo me è venuto anche bene, molti mi avevano chiesto di annettere una sniper lobby alla fine di quel video, ma alla fine non l'ho più fatto perché ci siamo messi lì tipo 2 sere fa, ho scritto su Melagodo chi voleva venire per farne una. Li ho invitati e inizio già stava laggando tutto perché c'era gente qua al computer, poi la mia connessione sapete com'è messa, davo
due, poi un'attacca, poi tre tacche, insomma andavamo così. Poi un fratello si è offerto di ostare, io intanto erano 10 volte che li facevo in live, ho vinto sempre tranne 2 volte, ma stavano venendo di merda, quindi ho deciso di non tenerli. Poi il fratello è andato via, quindi ha toccato di ostare a me, un disastro, alla fine ci ho rinunciato e metterò solo quelle due parti di video che spero possano piacervi, perché altrimenti non sapevo più cosa aggiungere. Poi sono rimasto colpito dal fatto che mi abbiate chiesto di mettere proprio una Sniper Lobby in live, non so cosa ci troviate di bello. Comunque così. Ah, poi un'altra cosa, visto che a molti è piaciuto il Battaglione Sdrogo by Zanz, Fuzzy e JK, su Me La Godo. E sì, vorremmo rifarne altri episodi. Il problema è che a Johnny hanno cambiato i turni di lavoro, quindi torna alle 7 a casa e non c'è praticamente mai per farlo. E quindi non lo so, cercheremo di arrangiarci. Non so se lui durante queste vacanze di Pasqua lavora. Se non dovesse, li faremo appunto durante queste vacanze. Comunque, il video ormai credo stia giungendo al termine, come al solito li faccio dal portatile i commentari, quindi lo schermo di Vegas lagga totalmente. Però sì, devo chiudere perché qui sta arrivando gente a fare bordello, come sempre fare live commentary, commentary in questa casa è una roba impossibile. Venite sempre interrotti, cioè non c'è modo. Oggi stavo facendo dei live di FIFA e non ci sono riuscito. Tra parentesi, su FIFA mi sono fatto una nuova rosa. Ho lasciato comunque il Brasile, ma ora ho anche la Juve, forza Juve! E stasera si gioca a Milan-Barça, quindi domani nei commenti potrete scrivermi com'è andata, anche se me la vedrò, e i vostri pareri sulla partita. Quindi il video ormai è finito, finito. Quando io dico finito, deve finire, perché no? Oh, è finito. Quindi spero vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella.